benvenuti qui alla Sala Flaiano all'Aurum. Io vorrei avere tre. Giano aveva due facce, io vorrei avere tre, ma. Allora, questa sera è una serata molto speciale perché è l'ultimo concerto di questa 21esima edizione di questo Festival Musica Arte del Parco. È una manifestazione nata appunto 21 anni fa, così un po' per scherzo. Ti ricordo che andai a fare una specie di pressione, all'epoca c'era il sindaco Carlo Pace, perché voleva organizzare dei concerti di musica classica al Parco Sabucchi. E così lui mi ha dato ascolto e abbiamo cominciato a fare questi concerti. Piano piano sono cresciuti sia di numero e anche di pubblico. Questa manifestazione è stata per 12 anni gemellata con Amnesty International, anche con Medicina Senza Frontiere per 2 anni. Questa manifestazione poi in questi ultimi 6 anni è stata qui spostata all'Aurum, perché qui a Villa Sabucchi i concerti all'aperto purtroppo alcuni dovevano essere annullati per il brutto tempo, non c'era un'alternativa al chiuso, e poi hanno aperto un grande ristorante e quindi non era possibile. Visto la valenza di questa manifestazione, anche un contenitore più che altro polivalente, perché ho voluto inserire diverse specializzazioni dell'arte. Quest'anno anche la danza, ci sono state parecchie compagnie di danza, l'anno scorso anche il teatro e la musica. Concludiamo questa traccia, poi io mi auguro che a Natale, come ormai siamo 2 o 3 anni, c'è anche un mini festival natalizio musicarte. Dipende dalla volontà degli amministratori, perché questo spazio è uno spazio molto costoso, dove ci sono delle grandi spese da affrontare, però penso che un ingresso di 2 euro, io ho fatto i conti al tavolino e sono riuscita a fare questo piccolo miracolo, perché gli enti pubblici ormai della cultura non ci sta più da fidarsi, perché pare che le casse per la cultura sono vuote. Ma a noi non ci importa, perché è importante riempire il nostro cuore con l'arte, con la musica e con la gioia di ascoltare delle belle pagine della storia della musica. Questa sera io sono molto affezionata al maestro Leontino, perché è una persona di un cuore, Leontino sto parlando di te, un cuore grande, una persona di un grandissimo spessore musicale, un grande maestro. Lui è insegnante anche al liceo musicale, liceo artistico, ha messo su un'orchestra bellissima di giovani, è venuta anche qua a esibirsi, fa concerti con la banda, ricordiamoci che è una bella realtà in Italia, soprattutto in alcuni paesi del sud, e sta morendo anche questa. Lo stesso Riccardo Muti dice che non bisogna far scemare queste belle realtà, perché è simbolo di aggregazione giovanile, la banda sana, perché i ragazzi suonano, stanno insieme in modo molto genuino, sicuramente senza le controindicazioni di tutti i social network che noi sappiamo. E questa sera Leontino conclude questo festival con il quartetto di clarinetti e ci regala proprio un dono enorme, che non ha prezzo ma di grande valore, con la prima parte una parte rossiniana, quindi tutte musiche di Rossini, questo grandissimo autore di opere. Ricordiamoci pure che l'opera lirica è andata qua in Italia e noi italiani spesso dimentichiamo questo. E la seconda parte invece, una parte molto più contemporanea, con la musica di Astor Piazzolla, sappiamo il più grande autore del tango argentino, nonché innovatore del tango argentino. Durante l'intervallo poi ci salutiamo, io farò un po' di ringraziamenti, soprattutto
appunto alle persone, a quelle poche persone fedeli a questa manifestazione, appunto. Fedeli come anche il pubblico. Oggi ricordiamoci che è un lunedì, è una giornata feriale, non c'è tanta pubblicità purtroppo perché alcuni giornalisti preferiscono pubblicizzare le sagre o pescare a calcio o anche altre cose, ma a noi non ci importa perché basta andare a cercare gli elementi di qualità che comunque si trovano, un po' come quando acquistiamo gli oggetti di valore, basta andare a cercare, informarsi, comunque li troviamo. Allora, presento i maestri con i vari clarinetti, basso, alto, contralto, tenore, baritono. Rocco Masci, il maestro Rocco Masci, il più piccolo ma grande. Tra l'altro voi avete fatto dei concerti internazionali, ho visto tutte le vostre foto, avete partecipato anche dai concorsi, ho visto delle puntate veramente molto belle che avete fatto e io sono onorata avervi ospiti qui. Mariano Aquilano, altro clarinettista. Sei Aquilano anche di città? No, ti chiami Aquilano ma non sei Aquilano. Com'è? Contrario. Sì. Il maestro Ricky Orlando. Mi dimostra bene. E il maestro, il grande Leontino Iezzi. Ormai è quasi un simbolo di musica. Allora, io vi chiedo cortesemente, scusate le spalle, non potrei fare altrimenti, vi chiedo cortesemente il cielo rispetto, questo concerto verranno preso da YouTube. Quindi verrà andato in rete in integrale, tanto siete tutti belli, quindi sto scherzando, quindi vi chiedo cortesemente di spegnere il cellulare e di tenere anche un tono abbastanza silenzioso, quindi il sottotono. Poi ringrazierò la persona grande che sta diffondendo questa manifestazione, perché pubblicizza appunto con il suo canale tutti i concerti postandoli appunto su YouTube. Grazie e buon ascolto. Thank you.
Allora, buonasera a tutti, noi siamo Teatri Clarinet Ensemble, vi presento, i colleghi che ci sono stati presentati. Allora, il problema nostro questa sera per questo concerto era la terza volta che andiamo lì, che facciamo? Perché il primo anno siamo venuti con questa formazione, abbiamo fatto un certo tipo di repertorio, il secondo anno quella era una versione un po' più classica, l'anno scorso una versione un po' più leggera, c'era anche la percussione. Dice, allora che facciamo? Noi abbiamo una valigia piena di musiche, quindi diciamo che diremmo, alla fine abbiamo deciso di fare questo scontro frontale, contro Piazzolla, perché in realtà il mio sogno era anche quello di fare un concerto solo Piazzolla, però capisco bene che magari qualcuno potrebbe anche non sopportare. Allora, c'era qualcuno prima tra il pubblico che mi ha chiesto, cioè, ma come si riconoscono i clarinetti, tutte queste differenze? Più tardi ve le presento un altro, nel frattempo vi presento il clarinetto normale, cioè il clarinetto si bemolle, e lo suoniamo noi tre. Lui invece suona il clarinetto basso, che è una derivazione del clarinetto, dal quale probabilmente il signor Adolf Sachs si è ispirato anche per costruire il sassofono. Perché sappiamo bene che il sassofono è uno degli strumenti più recenti della storia della musica. Bene, abbiamo preso fiato? Perfetto. Allora, adesso continuiamo sempre con Rossini, La Scala di Seta. Vi ricordo che questi sono brani ovviamente per orchestra, non per quattro clarinetti, quindi in questo caso diciamo che la fatica e l'impegno da parte degli esecutori è maggiore rispetto a quando si suona nell'orchestra, con i violini, quando sono tanti e sono tutti insieme. Buon ascolto. Thank you.
Ed ora, come diciamo conclusione della prima parte, dal barbiere di Siviglia largo al fattore.
rossiniana, volevo chiamare una persona speciale perché è una persona che si è dedicata tantissimo a questa manifestazione, sicuramente continuerà anche nelle prossime edizioni. Io vi ho anche suggerito della letterina, perché è una letterina al signor sindaco come compiacimento di questa manifestazione a favore di concerti invernali, perché questa è una bella struttura ed è un peccato tenerla chiusa. È come se uno ha una bella casa e ce l'ha chiusa, non fa venire gli ospiti, no? Quindi io di musicisti l'ho detto tante volte, ne conosco non una decina ma centinaia, volenterosi per riempire le serate magari un po' tristi, un po' grigie con il brutto tempo invernali, e venire ad ascoltare della musica con la M maiuscola, tra l'altro musica che non viene mai trasmessa in televisione, perché la cultura musicale purtroppo è in declino, ma noi andiamo un po' in controtendenza, cioè al contrario, dobbiamo valorizzare e ricordarci le belle pagine della storia musicale, non solo italiana, perché Rossini ad esempio è stato il simbolo dell'opera italiana, ma ce ne sono tantissimi altri da ricordarci, quindi Bellini, Donizetti, ce ne sono proprio tanti. Allora, Giancarlo Ranieri, prego. Lui è il factotum, no? Un pochino, il quale lui praticamente sta facendo un lavoro pazzesco, cioè ogni giorno, Musicarte, 16 agosto 2016, mettiamo, mette su YouTube, basta mettere Musicarte, quindi andate a cercare il concerto oppure con il nome tipo Leontino, no, M Musicarte, con la data, per riascoltare il concerto in integrale. In più fa proprio l'album di tutte le foto, dove in modo del tutto improvvisato siete fotografati un po' tutti quanti. E infatti ci sono tante foto con tante persone, anche il signore, l'avvocatessa, insomma ci sono delle foto varie nella pagina Facebook Musicarte, appunto. E io vorrei consegnare lui come riconoscimento. Io ho già dato alcune targhe personalizzate, ma questa volta è una, io l'avevo prenotata tempo fa, è una medaglia d'argento della Regione Abruzzo, ma come simbolo della Regione Abruzzo, ma come simbolo di personaggio della Regione Abruzzo, perché lui non solo viene a filmare e riprendere questi concerti, ma vai anche a riprendere altre manifestazioni importanti di letteratura, vero, di arte, mostre di pittura, riunioni politiche, sperando che vanno a finire bene, e tanti altri eventi. Quindi ogni volta che c'è un appuntamento culturale nella nostra regione c'è Giancarlo Ranieri. Questa medaglia, che è stata simbolo, questa è stata coniata nel 2011, è attività di letteratura limitata, quindi siete in pochissimi ad averla, ed è una diversa da un'altra. Qua c'è proprio un disegno dell'amicizia dell'arte, quindi questo per Giancarlo Ranieri. Sono veramente commosso, insomma, mai ho avuto un riconoscimento così ufficiale, di qualcosa che alla fine è iniziato un po' come un hobby, nel senso che cioè, è un po' quasi come un gioco, perché altrimenti se fosse un lavoro vero non so se riuscirei a avere tutta questa perseveranza. Tra l'altro il lavoro vero già ce l'ho, quindi insomma questa è qualcosa di più che semplicemente non mi aspettavo proprio. Mille grazie alla direttrice Maria Gabriella Castiglio. Grazie. Io so che tu da giovane studiavi il pianoforte. Certo, il pianoforte. E pianoforte. Poi? Poi dovevo scegliere se dovevi scegliere studiare, andare all'università oppure no. Sì. Però questa passione è
questa conoscenza del pentagramma ti ha fatto avvicinare ancora di più a questi eventi musicali. Sicuramente. Sicuramente. Io ti ringrazio non solo personalmente, a nome di tutta Musicarte, a nome di tutto il pubblico e di tutti i centinaia di musicisti che tu hai ripreso fedelmente. Grazie Giancarlo, grazie, grazie. Finire Renato Caldarale, c'è? Ecco, vieni. No, ti sto chiamando Renato Caldarale, lui è anche cantante lirico, sicuramente è venuto spesso a cantare qui a Musicarte nelle scorse edizioni, l'ho convinto anche di ricantare a Natale le famose arie natalizie, ma anche altre arie. Ma lui è anche presidente dell'Associazione Musicarte, presidente proprio del suo statuto, e un po' è stato il factotum anche dal punto di vista come tecnico del suono, eccetera, eccetera. E ringrazio anche Paolo Garinci, che è venuto spesso a fare dei dossier con le sue fotografie, con le sue riprese. Ringrazio anche se è un giornale considerato un giornale leggero, hanno fatto degli speciali a pagina intera a colori, La Dolce Vita, che è un mensile, e questo mese c'è proprio speciale Musicarte con tutti i nomi e tutti gli appuntamenti. E io comunque ringrazio voi, ringrazio tutti i musicisti, sperando anche in sicuramente la 22esima, la 23esima edizione.